In questo passo Gesù dice: non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Persino i capelli del vostro capo, i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. E qui mi viene in mente, Gesù dice non temete, no? Mi viene in mente il passo quando Gesù dice non vi chiamo servi ma amici. Ecco, Gesù è amico. E allora noi quando siamo con un amico, davvero amico, ci apriamo, gli raccontiamo i nostri dispiaceri, le nostre gioie, i nostri innamoramenti, fluisce il dialogo, fluisce normalmente, siamo lì che parliamo, ascoltiamo e passano le ore, passano i minuti e sembra che non passino, sembra che il tempo non ci sia. Ecco, ma se consideriamo Gesù un amico davvero, che ci considera amici e se siamo, ci consideriamo figli del Padre, quindi amati, amici amati, allora possiamo stare davanti a Gesù in un modo semplice, spontaneo, normale, cioè c'è una normalità nella preghiera. Noi siamo sempre questo timore di osservare delle regole, osservare delle leggi, osservare dei canoni, sti canoni. In realtà lui ci chiede uno sguardo a tu per tu, e ci chiede di fidarci, che lui ci guarda come un amico, che valiamo molto più di due passeri, cioè che siamo davvero il suo amore. E quindi impara a stare con lui in modo normale, semplice. E ancora una volta mi viene da dire, da consigliare a me, prima di tutto, e poi a voi, di stare davanti a Gesù, al Santissimo Sacramento, di stare davanti a lui in modo semplice, come davanti a un amico con cui ci si incontra a cena, di stare lì, di aprire il cuore e di parlare, di non aver segreti, di parlare delle cose che pensiamo siano bruttissime e delle cose bellissime, e di aprire e di stare con lui. E allora la vita diventa una cosa stupenda, stupenda, perché c'è lui lì sempre. E quindi niente, la fiducia, qui mi colpisce questo passo perché mi viene in mente la fiducia in lui e nella sua amicizia.